benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono leggermente euforica perché sto per fare uno spacchettamento. It's very special. La gioia infinita che ho provato. Quel postino secondo me fa con questa che legami c'ha con la Cina e con la Corea, perché sicuramente se lo sarà chiesto. Finalmente, dico finalmente, non so perché non l'abbia fatto prima, ho fatto degli ordini dalla Corea. Ho preso un po' di make-up, cose di skincare coreane. E direi che cioè, era ora, no? Cioè, io che amo la follia della Corea, perché non mi era mai venuto in mente di prendere i loro prodotti, non lo so. Comunque, già vi dico che io ho preso tutto da eBay e ho dei venditori preferiti da eBay. Sono venditori attendibili, spediscono da Seoul, sono seri, se gli chiedete delle cose vi rispondono. Quindi io sinceramente mi ci sono trovata bene, ho avuto un'esperienza positivissima. Purtroppo la spedizione è un po' lenta perché ho dovuto aspettare un mese / un mese e mezzo prima che i prodotti arrivassero, però sono arrivati tutti. Io tra l'altro ho ordinato altre cosine. La maggior parte delle cose le ho prese ad asta. E lì c'è una convenienza assurda, perché ovviamente io sono andata a controllarli con altri siti. Quindi se volete andare a dare un'occhiata alle loro pagine, giù nell'info box. E stavo dicendo che le cose ad asta sono super convenienti. Cioè io a volte stavo sveglia pure fino alle 3 del mattino per aggiudicarmi l'oggetto che avevo puntato. Io ho già aperto le scatoline per guadagnare un po' di tempo. Allora, vediamo cosa c'è qui, ok? Io ovviamente li ho sì tagliati gli scatolini prima di iniziare il video, ma ho cercato di non guardare cosa ci fosse al loro interno. Qui vedo qualcosa di molto molto puccioso, una cosa che è facilmente reperibile in Italia da Sephora, è della Tony Moly. Solo che se non mi sbaglio, e se alcune di voi già lo hanno preso o sanno che prezzi ha Sephora, dovrebbe costare intorno agli 8 euro, correggetemi casomai. Io invece l'ho preso a 4 euro. Wow! Io della Corea, una delle cose che amo di più in assoluto sono i packaging dei prodotti. Poi Tony Moly fa delle cose talmente kawaii che sono assurde. Cioè, è bellissimo! Io ho preso quello trasparente. Cioè, guardate, c'è pure... Ok, ha una profumazione molto leggera. Vedete che è leggermente sul bianco, quindi dovrebbe, oltre a idratare, illuminare molto la zona per cercare di coprire le occhiaie. Ma io ce ne ho talmente tante che qua non lo so cosa ci vorrebbe. Però chissà se funziona. Se qualcuno... Se qualcuna di voi l'ha già provato, fatemelo sapere giù nei commenti. Ho visto qualche recensione prima di prenderlo da delle ragazze coreane o americane. Boh, c'era chi ne parlava bene e chi ne parlava male, la maggior parte non erano molto entusiaste. Ma io me ne sono fregata, mi sono lasciata conquistare e l'ho voluto prendere. Non lo so come sarà, non vedo sinceramente l'ora di provarlo. Altro scatolino piccolino. Voglio andare in Corea del Sud. Wow, ok, altre cose stra super pucciose. Cioè io non vedo l'ora di aprirle. Quando mi sono arrivati questi pacchetti, io tipo, ve lo dico, io già volevo uscire tutto, però poi ho detto no, devo fare un video, tipo come li faccio con AliExpress, quindi mi sono trattenuta, ma è stato veramente duro, ve lo dico. Cioè ho fatto ricorso a tutta la mia forza di volontà per riuscirci. Guardate che cosa meravigliosa. Allora, leviamo il sigillo. E si apre? Come si apre? Tiro? Non è a tirare, è a ruotare. Ok, si ruota. E Tony Moly. Io evito di pucciare il dito perché non ho le mani pulite. Comunque, è uno scrub per le labbra.
Anche qui l'odore è molto delicato e non vedo l'ora di provarlo, perché ne ho sentito parlare bene delle varie recensioni che ho visto, e dovrebbe levare tutte le pellicine morte e lasciare le labbra morbidissime. Come si chiude? E poi ho preso questo cosino carino qua, anche lui Tony Moly. Ci saranno altre cose non della marca Tony Moly in questo video? Perché finora sono 3 su 3. Io devo farmi tradurre assolutamente tutte queste scritte. Prima o poi riuscirò a imparare il coreano, spero. Questo qua è un profumo da borsetta, quindi da portare in giro. Guardate qui, ce ne sono diversi soggetti, quindi c'è il coniglietto, c'è il maialino, credo, comunque ce ne sono diversi. Ad Asta c'era questo disponibile e io questo ho preso. Io adoro dei coreani che loro, cioè, guardate, mettono sempre le protezioni ed è una cosa veramente veramente figa, perché loro ci tengono tanto a questo. È molto delicato il profumo. Forse un po' troppo delicato per essere un profumo. È un misto tra fiori, ma c'è anche qualcosa forse di agrumato. È una cosa che ho già capito dei coreani, è che loro non amano forse i profumi forti, come magari noi, che ci facciamo tipo il bagno nel profumo per lasciare la scia quando passiamo. Loro invece mi sa che amano tanto le cose delicate, perché è delicatissimo sto profumo, quasi non si sente. Ok, carino, molto carino. Adesso apriamo questo qui. Ta-da! Maschere viso. Cioè, si può non prendere le maschere viso, che sono tipo la cosa più famosa e conosciuta della Corea, ma no. Allora, anche queste io le ho prese tutte ad asta, quindi mi sono costate pochissimo. E comunque sono tutte della marca Naturebi. E c'è questa che è al pompelmo. Io non vedo l'ora di provarle. Poi c'è questa qui che è all'aloe vera. E ovviamente io penso di prenderne molte altre. Questa che cos'è? Seaweed Essence. E poi quella al miele. E io non vedo l'ora di provarle per vedere quale tra tutte queste è migliore. E adesso passiamo a questo pacchettino qua, che è abbastanza pesante. E allora iniziamo a uscire le cose dal pacchettino, perché loro impacchettano sempre tutto benissimo. Allora, ci sono 3 prodottini. Questo qui, che tipo non vedo l'ora di provare, che è il Theatre Talk Blemish Spot. Non immaginavo fosse impacchettato in questa maniera. Ok, praticamente è una penna che serve per rimuovere i brufoli. E da quello che ho sentito, funziona davvero davvero benissimo. Oddio, sta già uscendo. Aiuto, chiudiamola. No, vabbè, voglio odorarla. Wow! L'odore non è per niente fastidioso, molto liquido, ha questa puntina che quindi va applicata direttamente sul brufolo e dovrebbe seccarlo velocemente e quindi farlo sparire. È della marca Mizon, ce ne sono dentro 15 ml e ovviamente è scritto tutto in coreano. Un attimo, vi faccio vedere il packaging. E siccome a me ogni tanto spuntano dei brufoletti, soprattutto nel nostro periodo femminile, anzi per ora ne ho uno anche sul mento e non so perché, devo avere un po' gli ormoni sballati, lo potete mettere anche di giorno e uscirci tranquillamente, perché si assorbe e non si vede più, quindi non resta evidente. Io in passato ho provato altri prodotti che invece proprio li vedevi e non ci potevi uscire di giorno, infatti li mettevo solo prima di andare a dormire. Invece quello lì è fatto proprio bene, cioè questo dimostra che i prodotti coreani sono avanti, sono il top. Poi ho preso questo qui perché mi ha incuriosito tantissimo. È inutile che vi mostro il dietro perché è tutto in coreano. Alla protezione solare 10. In Corea sono fissati con la protezione solare. È della marca Mizon ed è
un volume Lip Essence che contiene collagene. È piccolissimo, delicatissimo, è molto molto bello, è un po' fruttato, però in maniera delicata, e io adesso non vedo tipo l'ora di potermelo spalmare sulle labbra e vedere che effetto dà. Dovrebbe comunque essere levigante, quindi dovrebbe nutrire bene le labbra, levigarle, levare magari le pieghette e dare volume. Vedremo, mi piacerebbe tanto poterlo provare in video con voi. E l'ultimo prodottino della giornata, sempre della Mizon, Natural Grain Rice Real Cleansing Foam. Questa cosa fa parte dei 10 step della skincare coreana che io ho intenzione di cominciare seriamente a fare, perché voglio migliorare la grana della mia pelle. Allora, questo è il packaging e sono 150 ml. Quanto è bello leggere Made in Korea dietro. Comunque serve a pulire ben bene il viso. Allora, qua c'è scritto in inglese che è una crema che va strofinata tra le mani fino a formare la schiuma. Serve anche a desfoliare e nutrire la pelle in profondità. Cream like texture, feel rinfresca ed è adatta anche alle pelli insomma sensibili. Quindi qualcosa in inglese c'è scritto. Vorrei prendere altre cose. Io sto praticamente sempre buttata su eBay a guardare le varie aste, perché loro mettono sempre prodotti nuovi, venditori che io vi scriverò giù nell'info box, e quindi sto sempre lì a vedere quali prodotti mettono o a comprarlo subito o ad asta. E sinceramente vorrei anche prendere dei prodotti per i capelli. Fatemi sapere ovviamente le vostre opinioni e cosa ne pensate voi, se li avete mai provati, se anche voi siete incuriositi o appassionati di prodotti beauty, skincare coreana. Scambiamoci un po' di opinioni in merito. Se avete prodotti coreani che avete provato da consigliarmi, scrivetemelo sempre giù nei commenti. E niente, io spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Io sono stata abbastanza tranquilla, devo dire. Sono sorpresa di me stessa. Pensavo di andare più fuori di testa, invece no, quindi brava! Mi faccio complimenti da sola, però sto sclerando adesso, quindi forse è meglio che chiudo questo video. Ok, io aspetto quindi di leggere i vostri commenti. Se questo video vi è piaciuto e amate o siete amanti della Corea o dei prodotti beauty in generale, comunque mettetemi un like. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere altri video sui prodotti coreani o dei video in cui provo questi prodotti insieme a voi. Io vi mando un enorme bacio. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi così non vi perderete i miei prossimi video. E cliccate anche sulla campanella, però. La campanella no, la campanella. Cliccate anche sulla campanella così riceverete la notifica quando pubblico dei nuovi video. E noi ci vediamo prestissimo.